Comuno, fermi, fermi, ho sbagliato tutto. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Non indosso un filtro Instagram, però mi sono fatto queste lentiggini così un po' a caso. Come avrete potuto intuire dal titolo, oggi vi faccio vedere quelli che sono secondo me i must have, le cose assolutamente da provare una volta nella vita di make up a livello economico. Quindi raga, si risparmia. Ovviamente ragazzi, è inutile che io stia qui a specificarlo, però lo faccio perché non si sa mai. Questi qua sono assolutamente dei miei gusti personali, sono i prodotti che si adattano alla mia tipologia di pelle, complexion e necessità. Non è assolutamente una legge, non è un video andate a comprare. Prima di incominciare ragazzi, c'è una cosa che mi attanaglia, mi tartassa. Vorrei sapere da voi, scrivetemelo se vi va ovviamente qui sotto nei commenti, qual è il vostro brand low cost preferito. Partiamo subito dai primer. Questo video sarà lungo 12 giorni, quindi cerco di andare spedito come Alessandra Celentano ad amici. Il primo è il Blur Stick, non si legge neanche più la scritta, tanto l'ho utilizzato, Universal Face Primer. E il secondo è, anche questo quasi finito, High Adherence Silicone Primer di The Ordinary. Ovviamente costo bassissimo, tipo 3 euro e ho 6-7. Questo qua che cos'è? Non è nient'altro che uno stick. So che sembra un deodorante, potrebbe esserlo anche in realtà, però è uno di quei classici primer in stick. Ottima alternativa a Milk. Non ho provato bene quello di Milk. Se volete risparmiare potrebbe essere un'alternativa, chi lo sa. Si sente proprio così direttamente, oppure lo potete prelevare col dito. È uno di quei primer dall'effetto pore filling, quindi riempitivo. Non è così tanto prepotente come il Pore Professional di Benefit e non è così mussoso, questo è proprio uno stick. Io poi, una volta applicato, lo vado a massaggiare con le dita per farlo penetrare bene all'interno dei pori. Lo trovo abbastanza naturale, non altera la performance del fondo, attenua quello che deve attenuare, non è una plastica facciale ovviamente, però per il prezzo che ha io mi sono sempre trovato bene. E poi c'è questo qui che è Light High Adherence Silicone di The Ordinary, che ha questa consistenza gelosa, vedete, poi si spalma. Ho notato che con questo il fondo dura molto, nel senso, quelle 2 ore in più me le tiene molto bene, rimane freschino, non da dare la sensazione di essere fresco, però è scivoloso sul viso, nel senso che quando voi lo passate sentite proprio una setosità e rimane leggermente appiccicoso. E sono sporco di contour. Fa effettivamente aderire il fondo al viso molto bene, scivola bene, non fa situazioni strane. Devo dire che mi sono sempre trovato molto bene, ve lo consiglio perché è difficile secondo me trovare dei primer che costino molto poco, che siano molto validi. Vi segnalo anche il Baby Face di Maybelline, Pore Filling, che non ho qui però mi piace molto, ho già l'asma da maratona. Foundation, allora, qua ne ho 4. Ci sono degli assenti ragazzi in questo video, perché ci sono degli assenti nel senso che li ho finiti e non li ho ricomprati per fare il video perché mi sembrava un po' eccessivo. Partiamo subito da uno dei presenti, che è l'HD Liquid Camouflage di Catrice. Allora, oltre a essere super carino nella boccettina, costa solo 8 euro. Questo raga è l'esatto perfetto dupe del fondo Soft Matte Pro Filter eccetera eccetera, sti cavoli, di Fenty. Ha un ottimo odore vanigliato, è ottimo per le pelli grasse, miste grasse, nel senso che io sono una pelle mista grassa d'inverno, però è veramente molto molto valido perché è super sottile, ha una media coprenza e costruibile, dura tanto, non ha effetto mascherone, ossida leggermente. È in drops, la mia colorazione è a 0,10, è super chiara, non va bene infatti, però io qualche inverno fa avevo dei problemi eventualmente di diottrie, quindi continuavo ad utilizzarlo. Mi è sempre piaciuto molto, sono 30 ml per 8 euro. Se non ve la sentite di provare quello di Fenty, questo qua è un'ottima alternativa. Unica nota negativa, hanno dei colori veramente più imbarazzanti di Essence, perché va detto. Altro molto molto carino, di cui sento parlare poco in realtà, questo qua è il Coverage Foundation di The Ordinary. C'è anche la versione serum, che se siete delle pelli secche è molto 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 indicata e mi piace molto, ce l'ho, sicuramente ce l'ho, fidatevi. Questo qua costa
6 euro massimo, è veramente super naturale, iper carino, cioè proprio una cosa che voi dite ok, non so niente, però ho un bellissimo filtro Instagram, dura abbastanza, devo dire la verità, non dà un brutto effetto, non si sposta, è sottile, non tende ad alzarsi, non si muove con la pelle, quindi è anche abbastanza elastico, non è la cosa più opaca del mondo, è chiaro, però per l'effetto everyday molto light ma perfezionato, questo mi piace molto. Ultimo breve super drugstore direttamente da Londra, Conceal Plus Perfect di Milani. Questo qua costa poco, anche lui l'ho preso direttamente a Londra. Sebbene all'inizio non mi abbia impressionato, devo dire che con l'andare degli utilizzi mi è piaciuto. Ne basta poco perché tenderebbe poi a essere sulla mia tipologia di pelle, coi pori eccetera, un Huda Beauty wannabe. In realtà col giusto dosaggio ha una bella durata, è sottile e copre. Questo è quello di Maybelline sicuramente rispetto al The Ordinary e Catrice, sono sui più coprenti. Costa poco e mi pare abbiano anche una bella shade range. Questo è quanto. Che bravo che sono. Concealer. Ci tengo a farvene vedere tanti dei miei preferiti perché abbracciano diverse richieste. Allora, questi qua sono i miei prefe. Io ho già fatto un video sui miei 5 concealer prefe, sia costosi che non costosi. Idem per i fondi. Qua stiamo parlando solo di non costosi. Facciamo che li suddividiamo in contorno occhi tendenzialmente idratato, quindi già di suo non troppo secco, non troppo segnato, con una bella idratazione. Contorno occhi tendenzialmente secco, idratato. O idratato nel senso che ovviamente se avete un contorno occhi secco lo idratate. Raga, mi sto impappinando come la lezione di scienze. Provo una certa emozione perché devo spiegare le cose bene. Allora, questo qui io da quando sono su Instagram l'ho sempre molto apprezzato perché cercavo un'alternativa al mio shape tape che fosse meno secco. Non ci sono propriamente riuscito, devo dire, con questo. Questo qua è il Liquid Camouflage di Catrice e costa 4 euro. Per costare 4 euro, ragazzi, è pazzesco, nel senso che è molto coprente, molto sottile e dura veramente un sacco. Mi ricordo una volta che Omar andò al pronto soccorso, io l'avevo su da tipo le 3 del pomeriggio e sono andato a casa mia alle 6 di mattina dopo, quindi ho fatto dalle 3, mezzanotte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tutto era andato via, ma lui, credetemi, lui era rimasto in place. Anche qui stesso discorso per il fondo, colorazioni imbarazzanti, però è molto molto bello, copre abbastanza naturale, se siete secchi vi segna, ve lo dico già. Neo enorme che sa di detersivo al limone, cioè Ninfa Lip More Than Concealer di L'Oreal. Se ve ne abbia avuto una first impression che vi lascerò da qualche parte qui, over the rainbow, un po' così, nel senso che non ho apprezzato molto la coprenza, però l'ho trovato in quel momento borderline per la secchezza. Devo dire che ora che ho un eye care routine adeguata, quindi sono molto idratata, mi prendo cura del mio contorno occhi, questo qua è ottimo. Mi piace tanto perché è veramente molto coprente, costa poco, ci sono 11 ml, costa poco, ha un bellissimo applicatore, facile da sfumare e dura veramente un sacco. No, per i contorno occhi secchi, io utilizzo la 327 Cashmere. Dovrei poi ricordarmi di mettervi tutte le shade reference qui vicino, così almeno vi possono servire. Contorno occhi secco, ci tengo a farlo vedere anche se io non ho il contorno occhi propriamente secco, però tende a seccare, però è curato quindi non ce l'ho. Il contorno occhi è una cosa molto importante, ci limita o ci esalta, quindi so che i miei amici dalla pelle secca, dal contorno occhi molto secco e anche age raga, ok, possono trovare delle difficoltà. Voglio farvi vedere quelli che per me sono ottimi. L'Instant Age Rewind di Maybelline, se avete necessità di più coprenza lo lasciate in posa e poi lo sfumate, altrimenti lo mettete e lo sfumate via, così non segna e dura. Di recente Mezauda ha lanciato i Pro Light Concealer, che sono assolutamente fra la formula più idratante, più sottile, ma che rimane lì, che non va nelle pieghe, che non si disperde durante il giorno, che vi dà un bellissimo filtro e che non segna. Se avete il contorno occhi un po' age e secco, questi qua sono ottimi. Non c'è tantissimo prodotto all'interno, sono 4 ml, però non costa neanche tanto. La gamma colore è carina, si poteva fare di meglio, però a me piace. Questi qui, quelli idratanti, non coprono tantissimo, raga, sia chiaro.
Quindi teneteli in posa se non siete così tanto secchi e così tanto gelé, teneteli in posa e aumentano la coprenza. Ultimo, secondo me, il migliore della linea di questi tre è quello di Astra, il Long Stay Concealer. È pazzesco, questo qua va benissimo per i secchi, per gli idratati, non segna, non si muove. Io lo tengo là in posa e dà una bella media coprenza, cioè, lo posso usare addirittura come fondo, come tutto. È pazzesco, questo qua, ragazzi. Costa veramente poco, dura bene, ha un bell'aspetto, mi piace tantissimo. Mi sento Pamela Prati quando faccio. È il correttore di Astra, il correttore di Maybelline, il correttore di Mesauda, il correttore di L'Oreal, bellissimo. Mentre per quanto riguarda il contour, se seguite un pochino il canale, lo saprete già, assolutamente la vita è questa, sono circa 12 euro, è la 4K Makeup Revolution Contour Bronzer, eccetera. Palette, c'è la versione calda, warm, io utilizzo questa che è la versione fredda per fare il contour cool. Veramente sono delle polveri molto sottili e belle pigmentate, quindi andateci piano, che durano, che scolpiscono, che definiscono e hanno un rapporto qualità-prezzo secondo me ottimo. Potrebbe essere questa qua la più chiara? Più chiara? Sì, sono assolutamente d'accordo, però io da quando le utilizzo sempre perché hanno abbracciato il periodo abbronzatura piena, media e ritorno alla normalità e veramente non mi hanno mai 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 deluso, mai fatto macchia, mai spostato niente, veramente ottime. Volevo far vedere questo qui che è il Contouring Duo Palette che ci hanno dato all'evento di Essence. Vi l'ho fatto vedere nel video di Essence che vi lascio qui fluttuante e utilizzo tantissimo questa, raga. È veramente bella, è molto pigmentata, più di quella di Makeup Revolution, quindi Calm Down, però è bella, dura tantissimo, è sottile, non segna e non è grigia, quindi con gli highlighter sono stato iper super ultra selettivo, che costano pochissimo, non ne ho trovati, nel senso che c'era quello di Wet n Wild ma c'è stato quel bordello del Cruelty Free. Partiamo da questo qua, chi ha visto il video sugli illuminanti preferiti della vita lo conosce già. Oddio, spero non sia troppo caro, però io ve lo consiglio. Tra l'altro questo qua, raga, è della collezione dei nude di Nabla. Come vedete è uno dei pochi prodotti assieme a un altro Nabla che ha il buco, perché è meraviglioso, è super bello, specchiato, dinamico. È un pochino grosso, nel senso che se avete 3D non lo guardate neanche, però per essere super brillanti molti hanno questa arroganza di texture e a me piace tantissimo. Questo qua è l'altro che assolutamente vi consiglio. Non vi ripeto, ho proprio detto, vi do una cosa blinding bellissima che è giostrabile, ecco, non sono subito grossi segnanti, quindi voi li potete gestire molto bene. Questo qua è il Resplendent Highlighter di Puro Bio, ragazzi. Cosa devo farci? Cioè, cosa devo farci? È oggettivamente l'highlighter più brillante che ho di tutti. Assolutamente è lo 01. Maneggiare con cautela perché si rompe, mega brillante quasi da subito. Quindi andarci non piano di più. È proprio una bomba, ragazzi. È veramente la cosa più luminosa che io possieda. Questo se non avete particolari problemi di texture in 3D, pori, prendetelo. Raga, sono prolisso, cercherò di essere molto sintetico. Quest'altro qui secondo me assolutamente da provare una volta nella vita sono la 4K Lighter Palette nella versione Rose Gold di Makeup Revolution, legittimo dupe di Huda Beauty, secondo me anche un pochino più carino. La trovate ovviamente nel video dove provo le novità Makeup Revolution, secondo me è ottima. È meno secca rispetto alla formula di Makeup Revolution, non è comunque idratante, quindi ci andrei molto piano con una base bagnata poco alla volta. Favola, bella, 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 bella. E poi per la situa liquida, se amate gli highlighter liquidi, uno dei pochi che non sposta, non divide, non dà fastidio, è facile da stendere, è questo qua di Mesauda, il Light Potion. Questa è la colorazione Poly Choice e uso questa per i punti tipo qui e Amortensia per metterlo prima del fondo. E veramente è bellissimo, è luce pura, ragazzi, cioè non saprei come altro definire, è proprio luce pura, ragazzi, è luce, vedete? È luce e non costa nulla. E ovviamente mischiato alla crema corpo è veramente un highlighter, un body highlighter figo che non trasferisce, che si asciuga ma che non tira. Ok, per le powder vado subito spedito. Grande assente la Brighten Up di Essence che non trovo più, è sottile, non segna. Questa è compatta, per essere compatta di Essence è la vita. Se la trovate prendetene 5 pezzi anche per me. Non per qualcosa, ma di tutte le persone che l'hanno presa, nessuno è venuto e mi ha detto che brutta.
Assolutamente super 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 scoperta salvavita in assoluto sono queste due di Astra. Io non so raga, Astra come faccio ad avere dei prodotti così buoni a 3 euro. Questa qui è quella compatta, mi piace tantissimo, ha una leggera coprenza, non è molto idratante, però opacizza bene, non segna e leviga discretamente. Io la colorazione 36, un pochino troppo rosata, però se amate le powder compatte è pazzesca. Magari la conoscerete già, io lo dico sempre quando posso, al prezzo di 5 euro, non lo so. Sempre di Astra c'è la Velvet Skin Loose Powder in polvere di riso, che è questa qua bianca, con un odore molto freschino, sfizioso. Non sbianca, però di sicuro non ossida. Se devo dire fra ossida e sbianca, ti dico sbianca, ma non sbianca. Però è sottile, è levigante, è opacizzante e fissa. È secondo me proprio ottima, veramente. Se c'è qualcosa di Astra che dovete provare è questa. Ottima. Super preferita anche tantissimo, non ne sento parlare, è l'indissolubile Silky Powder libera di puro bio, raga, che sa di cocco. Cioè, sa leggerissimamente di cocco, è molto buona, è molto fine, molto sottile. Devo capire se ha la silica, sì, ha la silica, quindi occhio al flashback. Fatemi vedere anche quella di Astra perché me lo chiedete sempre. No, però secondo me è brightening con il flash. Questa qua di puro bio, ragazzi, è veramente top, sottile, opacita. Non leviga, ma non segna, mi piace tanto tanto tanto. Per le brows, che costi molto poco, non ho nulla, nel senso che mi è arrivato da poco un PR pack di Astra con la collezione Geisha Brow, che mi sta piacendo molto, ma voglio testarla più a lungo per dirvi cosa ne penso, quindi no brows. Ah, abbiamo quasi finito raga, passiamo alle eyeshadow palette. Ho fatto molta fatica perché ce ne sono talmente tante. Ovviamente la scelta per quanto mi riguarda, e seguite un po' il canale, sapete che ricade assolutamente nel Makeup Revolution, che fa tantissimi dupe molto validi. Tutti quelli che ho provato nel canale ve li consiglio, no boh, vedetevi il video, non lo so. Però ho cercato di fare una scelta di particolarità, visto che Makeup Revolution fa molti dupe, e quindi ho scelto questa qua di Makeup Revolution in collaborazione con Carmi. Non c'entra il fatto che io conosca Carmi, che lo senta, che mi stia super simpatico, che abbia tanta stima nei suoi confronti, però è un discorso oggettivo. È nella gamma di Makeup Revolution, che fa tantissimi dupe, una perla molto rara, e questa gamma qua, anche se questi fossero stati tremendi, cosa che non sono, questa gamma qua, la particolarità di questa gamma qua vale l'acquisto. Ed è veramente la mia preferita drugstore, insieme alla prossima che vi faccio vedere, perché ha una preziosità di lavorazione e una ricercatezza di texture, e ha un effetto bagnato a 10 euro ragazzi. Cioè avere gli shimmer di questa presenza, di questo effetto bagnati, è raro veramente, almeno per la mia esperienza. Vi lascio in sovraimpressione il video recensione, così potete capire di cosa sto parlando. Io la amo. Altra palette raga, non so se la conoscete, fu uno dei primi PR quando ed è questa qui, non so se la conoscete, si chiama la Endless Possibilities di Focalure. Credo anche loro specializzati nei dupe. Non so perché finisco sempre nei dupe, forse perché riesco a confrontare la qualità con l'originale, quindi apprezzarla. Ed è questa qua. Allora, è assolutamente delle mie preferite, raga, perché con questa ci potete fare tutto. Guardate se riesco a collocarmi. Guardate quanta gamma, quanta gamma. E la performance per essere super drugstore è elevatissima, hanno una buona pigmentazione, super sfumabili. E gli shimmer non sono ovviamente gli shimmer migliori dell'universo, però sono veramente molto molto validi, con una gamma super interessante. Mi piace un sacco raga, perché c'è molto caldo ma c'è anche il freddo. E questa qui, se avete una dodicina di euro e volete qualcosa di un po' completo, secondo me ci... Per quanto riguarda i mascara, ho fatto tantissima selezione, perché oggettivamente drugstore ce ne sono miliardi ottimi. Anche l'ultimo di Catrice che ho provato nell'ultimo video ottimo, però ho fatto proprio una selezione mostruosa, base anche ai miei gusti. Secondo me sono questi due pazzeschi, sono entrambi di Essence. Essence ha questi colpi di ginepri di mascara assurdi. C'è questo qui, l'I Love Extreme, che è questo nel pack viola con lo
scovolino enorme e mi piace tantissimo. Questo mi piace tanto perché è uno di quelli alla stile Kat Von D, nel senso che le mie personalmente le lifta, le annerisce, le incurva, le leggerissimamente allunga ed è super super panoramico l'effetto, ma drama. Poi io spesso e volentieri insisto prima sempre solo sull'attaccatura per rendere la banda completamente nera e poi tiro su e levo, e veramente questo è assurdo. E poi c'è questo qua che è What The Fake, scoperta dell'ultimo periodo insieme a voi in video. Questo raga, io senza parole, vi lascio il video qui sopra qualora voleste vederlo in azione, ma ha un effetto liftante, volumizzante, incredibile. Questi due secondo me li trovate sempre in tutti gli stand. So che gli stand di Essence sono proprio difficili da vivere, però valgono un sacco. Cioè provateli, c'è un coso che vola, provateli se potete. Ovviamente non hanno l'odore più naturale del mondo, sono un pochino di chimico, però secondo me sono assurdi. Passiamo alle lipstick. Per le lipstick partiamo da questa, sono tre, ok, ve lo dico già, quindi non vi aspettate la vita, sono tre, e scelgo queste qua che sono le Super Stay di Maybelline. Per chi vuole una durata infinita si fanno anche fatica a togliere, cioè io faccio proprio fatica, ho bisogno della spugnetta, quella in acciaio per il forno, perché si fa veramente fatica a togliere. I colori sono molto belli, prezzo accessibile, lo scovolino è particolarmente preciso, l'odore è normalino direi, sono pigmentatissimi, cioè sono pigmentatissimi e durano veramente tanto. Non sono la cosa più confortevole del mondo, però per quanto durano secondo me ci stanno un sacco. Se preferite qualcosa da ritoccare però che sia più confortevole, più facile da togliere, queste probabilmente non faranno il caso vostro. Se volete invece una cosa go to che mettete, potete pure andare a dormire 6 giorni di fila a Venezia, questo qua dura. Ultime le metto insieme perché hanno delle caratteristiche incredibili. Le prime sono le lip stain di Sephora, vedete questo oro perché è l'unica che ho trovato, e costano circa 10 euro. C'è una gamma cromatica molto interessante, ci sono dei colori anche pazzi, odore normale, classico. Da questi durano tantissimo, durano veramente tanto, sono super confortevoli, ovviamente su di me raga, parlo per me, chiaro, super confortevoli, durano un sacco, sono comode, sono belle, leviganti, non segnano, non tirano, non si sgretola, non spezzano. Queste secondo me vanno provate. Ci sono tante persone che non le conoscono perché dicono sì, boh, il marchio Sephora, anch'io faccio così, devo essere sincero, però queste le ho provate e queste sono oro, proprio come il colore di questa, cioè provate. Ultima formula, secondo me penso la mia prefe, di Astra, assurdo, 5 euro. Gli Hypnotize Liquid Lipstick, presi 2 anni fa in Sardegna e da allora droga. Cioè droga. Sono entrato poi nella PR list di Astra, quindi ho avuto modo di provarne tanti, di provare vari colori, e la formula non è la stessa da colore a colore, ovviamente come quasi tutti i brand, però per quanto mi riguarda ragazzi, io non ho trovato una formula così piena, così soffice, così vellutata, così no transfer, che dura anche tanto. Non è la più long lasting, però sicuramente è la più comoda di queste qua su di me. L'unica cosa, dovrebbero fare dei colori sul marrone. Astra, se mi guardi per favore dall'astro dei cieli, fai dei colori sul marrone, perché raga veramente sono stupendi. Guarda. E questo era tutto ragazzi per i miei prefe della vita drugstore economici. Spero il video vi sia piaciuto, fatemi sapere se la volete anche quella più a buci costosa, perché sicuramente c'è anche quello. Spero vi sia tornato utile, fatemi sapere ovviamente qui sotto se avete dei preferiti in comune. Fermi, ho sbagliato tutto. Se possiamo tornare ai primer, io direi questo. Penso che lo sappiate già e molti di voi abbiano detto perché non nomini quello, perché sono stupido, il Superfruit Extract di Makeup Revolution. Se volete un primer che faccia toccare il fondo, idratante, ottimo odore di biscotti, non guardate niente nel mondo, comprate questo. Non so come ho potuto dimenticarlo, scusami. Non dimenticatevi di lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella. Vi ringrazio per aver guardato il video e ci vediamo al prossimo.